nuova location del salone è molto stimolante, un nuovo posto, devo dire molto più funzionale rispetto al passato, e anche i promotori finanziari e consulenti che abbiamo visto al nostro stand hanno dimostrato veramente di apprezzare, per il grado di vicinanza anche fra le varie case di gestione, fra i vari stand. Quindi una location stimolante, molto, come dire, caotica, ma nel senso positivo. Abbiamo deciso di adottare un approccio un po' binario, perché da un lato abbiamo lo stand dedicato al nostro fondo robotics, quindi al tema della robotica. Abbiamo infatti portato un piccolo robottino umanoide che dà solo un assaggio, ma veramente emblematico, di quanto i robots possano fare oggi anche a livello fisico, proprio di movenze fisiche. E dall'altro lato portiamo oggi nella nostra conferenza alle 16.45 il tema del multi-asset. Per noi multi-asset è gestione del rischio in maniera molto disciplinata, e oggi i due gestori del fondo assieme a uno special guest d'eccezione parleranno di come noi gestiamo il rischio in ambito multi-asset, con un particolare focus all'attualità che è le banche centrali, quanto può fare la politica monetaria per l'economia europea e mondiale. Devo dire che un primo trimestre così non lo vedevamo da un pezzo, e non eravamo più abituati a iniziare l'anno in maniera così difficile, ritorno della volatilità molto forte, vendite forzate dei fondi sovrani, i tassi di interesse sono bassi e rimarranno bassi ancora per un po'. È chiaro che in questo contesto abbiamo prezzi dei bond mediamente alti, tranne forse l'unica nicchia che è quella del debito dei paesi emergenti, valutazioni azionarie a macchia di leopardo, supportive da un lato, ma da molte altre aree geografiche non lo sono più. È ovvio che in casi come questo i multi-asset, i market neutral e tutti quei segmenti il più possibile decorrelati dal mercato ci possono aiutare. Però, e tengo a dirlo anche qua, la formula magica, la singola soluzione anche quest'anno non esiste, perché tra il miglior market neutral, il peggiore, e quindi tra la variabilità dei gestori c'è tantissima distanza, e gli obbligazionari a breve termine migliori fanno tanto quanto un ottimo market neutral. Quindi io ci penserei bene a delegare in toto la scelta al gestore. Il primo consiglio è quello di affidarsi a un promotore, a un consulente finanziario, perché oggi più che mai il fai da te non conviene ed è molto difficile. Il secondo è quello di capire bene cosa gli si sta proponendo in termini di soluzione complessiva di investimento. La terza soluzione è utilizzare prodotti con delega ma con giudizio, non affidarsi al 100%, perché oggi anche per i gestori professionali è molto difficile decifrare il mercato.